Learning Tips racconta come le grandi aziende hanno affrontato questo periodo e quali sono anche le prospettive per il futuro. Andiamo a vedere chi è il protagonista di oggi. Buongiorno a tutti, io sono Flavio Ghiringhelli, sono il country manager, ovvero il legale rappresentante di Emirates in Italia. Diciamo che lavoro nel mondo del turismo, nel mondo dei viaggi, da oltre 30 anni e quindi insomma sono uno di quelli, chiamiamoci veterani, quelli che hanno questa età e naturalmente questo tipo di esperienza in questo mondo, che hanno visto veramente tante cose. Tra le mie passioni più spiccate abbiamo la motocicletta. Io sono veramente un appassionato di moto da sempre, vado in moto da quando avevo 14 anni e quindi questa cosa è rimasta ancora molto forte all'interno, insomma, di me stesso. Gli orologi e naturalmente anche il buon cibo e il buon vino, che naturalmente, insomma, in Italia abbondano e quindi siamo abbastanza fortunati. Bene Ghiringhelli, grazie per la sua presentazione. Ne ha viste tante, certo, come tutti noi non aveva mai visto un periodo del genere con questa pandemia. Quindi la prima domanda che le devo fare a bruciapelo è: secondo lei è possibile avere una data certa o meglio un orizzonte temporale certo per tornare a viaggiare liberi, senza restrizioni, senza paure, senza nessun problema? Ma devo dire che la situazione del contesto nel quale oggi ci ritroviamo sicuramente non ci dà delle certezze, quindi è molto difficile poter definire una data certa nella quale il mondo del turismo, il mondo dei viaggi ripartirà. Questo naturalmente però non ci deve assolutamente scoraggiare. Devo dire che quello che stiamo vivendo in queste settimane, soprattutto le ultime settimane per quanto riguarda i vaccini, tutte le misure di sicurezza che tutte le compagnie aeree e un po' tutti i fornitori del mondo dei viaggi e del turismo stanno mettendo a disposizione sia a terra naturalmente che in volo, devo dire che ci fanno ben sperare per un futuro che potenzialmente potrebbe farci ritornare al più presto possibile a lavorare, diciamo, in un regime di pseudo normalità. Pseudo perché ritengo che per arrivare a una normalità vera e propria ci voglia ancora un po' di tempo. Una bella notizia, e questa cosa ci conforta molto, che arriva da una previsione fatta dal nostro presidente Tim Clark. Lui ritiene che per fine 2022 tutti i nostri Airbus A380 torneranno in volo, e quindi questo per noi è un successo incredibile, perché sappiamo perfettamente quanto sia grande un A380 e quindi quanto sia poi difficile poterlo riempire in maniera strutturata e corretta, certo, in maniera tale da farlo funzionare bene. Senta, Emirates, la più grande compagnia aerea del Medio Oriente, come avete gestito la crisi all'epoca della pandemia? Mi riferisco sia ovviamente al vostro interno con il personale, sia nei confronti dei viaggiatori. Ma devo dire che, come abbiamo detto, l'impatto è stato devastante sul mondo del trasporto aereo e all'inizio, quando tutto si è fermato, perché rendiamoci conto che fondamentalmente quello che è successo quando c'è stato il primo lockdown è che effettivamente noi abbiamo dovuto mettere tutti gli aeroplani a terra, e quindi questo ha significato per la compagnia spegnere i motori. Spegnere i motori che in una situazione complessa di gestione come quella di una compagnia aerea è sicuramente qualcosa di importante, perché poi far ripartire la macchina naturalmente comporta una serie di accorgimenti particolari che devono tenere conto di far ripartire la macchina, ma anche contestualmente a tutte quelle regole che sono cambiate in giro per il mondo e sulle quali poi possiamo muoverci. Possiamo ipotizzare, Ghiringhelli, o siamo troppo ottimisti, che dunque Emirates ripartirà con gli stessi volumi di traffico nel nostro paese, con le stesse rotte? Sì, diciamo che stiamo tentando di provare a rimettere in piedi tutte le rotte in termini di destinazioni che avevamo in precedenza.
quindi in particolare servire Dubai, che è la nostra, il nostro headquarter e quindi il nostro hub principale, nonché anche New York, perché da Milano noi abbiamo la possibilità di connetterci direttamente a, a New York City. E questo naturalmente lo faremo però non più per il momento con tutti i volumi che avevamo in precedenza. Noi pre-pandemia avevamo 54 frequenze settimanali dall'Italia, siamo ripartiti con 14 e piano piano nelle prossime settimane, nei prossimi mesi andremo ad incrementare ancora di più queste frequenze. Diciamo che per arrivare ancora alle 54 frequenze che avevamo in precedenza probabilmente dovremo arrivare a fine 2022, come dicevamo prima. Per quanto riguarda invece il viaggiare in sicurezza, come avete gestito ovviamente i protocolli anti-Covid negli vostri aerei? Avete avuto anche problematiche magari con il vostro personale o con l'utenza? Avete dovuto gestire piccoli focolai? Noi diciamo che la prima cosa che abbiamo fatto è stato soprattutto sviluppare i protocolli di sicurezza, non che non ci fossero anche prima, assolutamente sì, solo che fondamentalmente sulla base di quello che è successo e quindi sulle logiche di pandemia e contenimento dei contagi, naturalmente abbiamo sviluppato dei protocolli direi abbastanza precisi. Noi siamo stati tra l'altro la prima compagnia l'anno scorso, non appena c'è stato il lockdown, a istituire una serie di controlli e di tamponi fatti direttamente in aeroporto, proprio per fare in modo che i nostri viaggiatori si sentissero sicuri. Abbiamo creato una serie di protocolli per fare la sanificazione di tutti gli aeromobili, quindi ogni qualvolta l'aeromobile viene utilizzato, dopo viene sanificato, viene pulito, vengono creati tutti i pasti e tutte le modalità di interazione con i nostri passeggeri a bordo direttamente in modalità sicura e sanificata. Questo per fare in modo che naturalmente nulla venga lasciato al caso e che tutto sia controllato, anche perché noi diciamo che pensiamo fortemente che il viaggiatore da oggi in poi quello che cercherà sicuramente di controllare, di verificare, sarà quanto effettivamente il vettore di riferimento abbia investito in termini di sicurezza. Certo, e allora come ce lo immaginiamo il viaggiatore del futuro? Un viaggiatore pieno di voglia di partire e dunque pronto a qualsiasi tipo di destinazione, pronto a prendere qualsiasi tipo di biglietto purché viaggiare, oppure un viaggiatore impaurito proprio per il Covid o che ha magari cambiato abitudini? Esatto, io le dico, non le nascondo, che in questi mesi ho veramente tanti amici e persone, clienti naturalmente, che mi chiamano e mi dicono quando possiamo ritornare a viaggiare. Insomma, a me piacerebbe dire subito tutti siamo aperti alla grande e quindi potete assolutamente ricominciare a viaggiare. Però diciamo che sicuramente quindi c'è un mix tra la voglia di viaggiare e la necessità e la voglia di avere sicurezza. Quindi questa cosa è sicuramente un qualcosa sulla quale dobbiamo continuare a investire, dare la sicurezza a tutti i nostri passeggeri, che naturalmente nulla cambierà tra virgolette nella modalità di viaggio che noi siamo abituati ad avere, solo che ci sarà molta molta più sicurezza. Senta, le chiedo sinceramente, nel momento in cui il traffico aumenterà, aumenteranno anche i costi dei voli o diminuiranno? Ma diciamo che all'inizio della pandemia c'erano veramente tanti vettori che, dato l'impatto che c'era stato, avevano fatto delle previsioni con degli aumenti tariffari. Devo dire che tutto questo, nonostante l'impatto molto elevato, ha portato un po' tutti i vettori a fare delle analisi per cercare di capire qual è la situazione del mercato e quindi quanto effettivamente il mercato è capace di sopportare anche in termini di aumenti tariffari. Al momento degli aumenti tariffari non ci sono stati, devo dire che nessuno in questo caso ha voglia di speculare, quindi fare in modo di guadagnare su una situazione di questo genere. Andremo, come abbiamo sempre fatto, a seguire le regole del mercato e quindi seguendo le regole di domanda e offerta andremo poi a regolare le nostre tariffe di conseguenza.
Ghiringhelli, le voglio far parlare anche di campagna vaccinale, anche se lei e io siamo due esperti. Peraltro Dubai, lei l'ha citato prima, è diventata quasi una meta, no? Per chi poteva permetterselo per andare a farsi prima il vaccino. Voi, se non mi sbaglio, avete rotte da Abidjan fino a Zurigo in ordine alfabetico. Vi augurate che la campagna vaccinale possa funzionare davvero in tutte e cinque i continenti? Allora lì davvero sarebbe una ripresa globale del mercato aereo. Eh sì, esattamente, lei ha proprio ragione. Devo dire che la campagna vaccinale ci sta dando veramente grandi speranze, soprattutto per i risultati che stiamo incominciando a ricevere, soprattutto in quei paesi dove c'è stata una vaccinazione di massa importante. Ce lo auguriamo naturalmente non solo per far ripartire il trasporto aereo, ma soprattutto per la salute delle persone. Quindi questa cosa è per noi, direi, abbastanza importante, perché questo permetterebbe poi naturalmente di affrontare la logica del viaggio un po' come succedeva prima della pandemia. Quindi da questo punto di vista devo dire che assolutamente ci auguriamo che questo venga fatto. Poi naturalmente, come dicevo prima, tutte le iniziative volte a naturalmente migliorare la sicurezza cercheranno di aiutare in tutti i sensi i nostri viaggiatori a riprendere quella confidenza necessaria per poter ritornare a viaggiare. Quindi noi ce lo auguriamo veramente in tutto il mondo, perché naturalmente una delle cose che sicuramente sarà importante per i prossimi anni sarà quella di individuare mete, magari anche quelle più sconosciute, per riuscire ad essere un pochino più solitari o esclusivi nell'ambito della scelta delle vacanze. Allora tra poco la farò parlare della sua meta futura, insomma, di quando si potrà tornare a viaggiare. Prima però una cosa la devo chiedere: l'eterna crisi di Alitalia. Insomma, come la vede effettivamente? Come la si risolve? Azzerando tutto, ricominciando come? Guardi, noi per policy aziendale non possiamo dare giudizi su altri vettori. Quello che le posso dire è che da italiano mi auguro che effettivamente l'Italia possa avere la sua compagnia di bandiera, non solo perché questa è sicuramente una cosa importante, ma soprattutto perché anche in termini di concorrenza fa sempre bene avere un vettore di riferimento forte a cui insomma ispirarsi. E quindi ci auguriamo veramente che l'Italia possa riuscire a fare qualcosa di buono nei prossimi anni. Ghiringhelli, prima di salutarla, speriamo prima del 2022, della fine del 2022, ci possiamo concedere un bel viaggio? Lei innanzitutto che fa? Prende la moto o prende l'aereo? Beh, tutte e due, assolutamente, perché questa è una, io dico sempre, per andare in giro per il mondo uso l'aeroplano, per andare in giro in Italia la moto, assolutamente. Quindi la cosa quindi più due mete che le mancano molto, dove vuole andare per le sue ripartenze? Ma guardi, allora, una in particolare è New York City, perché è la mia città preferita, per cui adesso che ripartiremo con il nostro volo a partire dal 2 di giugno non vedo l'ora di essere tra i primi passeggeri a ritornare a visitare New York City. Però, come le dicevo prima, le metropoli potrebbero in un qualche modo avere un contraccolpo, le grandi metropoli, proprio per i problemi, insomma, di assembramenti, e quindi da quel punto di vista potrebbe non per tutti essere sicuramente la meta preferita. Dall'altra parte io sono un amante dell'Australia e quindi non vedo l'ora di ritornare in Australia, perché è un posto splendido. Ghiringhelli, grazie. Grazie mille a voi, è stato un piacere essere ospiti con voi. È stato un piacere averla con noi.